E benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e questo è The Library of Bell Books. Il video di oggi, come potrete notare, ha una nuova scenografia alle spalle, ovvero la mia nuova libreria. Per chi si fosse perso il video, ve lo lascio qui sopra nelle schede, spero che esca davvero da questa parte. E appunto è il video in cui smonto, rimonto, modifico la collocazione dei miei libri a scaffale. E quindi questo è il risultato finale. D'ora in poi i video verranno girati in questa postazione. Io spero che vi piaccia. E comunque, se non dovesse essere così, lasciate pure un commentino, una critica per come sono disposti i libri o se non vi piace la location, non è un problema, lasciatelo, purché sia una critica costruttiva, ovviamente, in modo che sia improntata al dialogo e sempre con educazione, ma cosa che fate sempre, quindi non è quello il problema. Comunque, il video di oggi, come vedete dal titolo, non è una video recensione, non è wrap up, è un video dedicata a un manga. Il manga in questione è Ranma Mezzo di Rumiko Takahashi. Piccola premessa prima di parlare del manga e della storia di Ranma. Io non sono un'esperta di manga. Nella mia vita ho letto dei manga, non ne ho letti tantissimi, ho visto molti più anime rispetto alla lettura dei manga, quindi se parlassimo di anime non dico che sarei un'esperta, però sicuramente sarei molto più ferrata. Però vi voglio parlare di un manga che io ho nel cuore, in questo caso particolare Ranma. Questo perché questa premessa doverosa, perché probabilmente sbaglierò la pronuncia di alcuni nomi, di alcune parole giapponesi o anche in questo caso cinesi, perché a Ranma ci sono anche dei termini e dei nomi cinesi. Quindi lasciatemi pure sotto come si pronuncia davvero, se ho scritto ho detto una castroneria, non è un problema, scrivetemelo così che possa imparare qualcosa di nuovo, non è assolutamente un problema. E questa premessa è d'obbligo in realtà, quindi perdonate i miei scivoloni sia di pronuncia che magari di pensiero. Comunque, torniamo al manga. Ranma Mezzo di Rumiko Takahashi, la stessa autrice di Lamu e di Inuyasha, per chi non lo sapesse. È un manga shonen. I manga shonen sono quei manga che vedono un traguardo, un obiettivo finale, tanti duelli, tante competizioni, tante appunto sfide che porteranno il protagonista poi all'obiettivo finale da raggiungere. In particolare, Ranma Mezzo è un manga che ha avuto vita per ben 9 anni. Dal 1987 al 1996 e che è arrivato in Italia prima per Granata, che poi ha interrotto la pubblicazione, e poi per una prima edizione con Star Comics, pubblicata in 58 volumi, una seconda edizione all'inizio degli anni 2000, se non ricordo male, pubblicata in 38, e questa edizione che ho io, che è la Ranma Mezzo New Edition, che è stata ripresa in mano a novembre del 2017, che conta 20 volumi totali da più di 300 pagine, che è tra l'altro l'edizione che io preferisco per compattezza e anche perché secondo me è molto molto carina come l'hanno fatta. Di questa ho i primi 4 volumi nel momento in cui sto girando il video. Perché? Perché questa è una delle serie che io voglio appunto avere in libreria e che quindi compro ogni tanto un volume. Ne mancano 16, lo so, non ne mancano pochi, ma prima o poi li raggiungerò. Dalla serie manga è stata tratta un anime di cui però parlerò dopo. Io vorrei un attimino introdurvi all'interno della storia di Ranma, di alcuni magari personaggi e del perché questa serie mi è entrata nel cuore. Allora, protagonista appunto è Ranma Saotome, questo ragazzo di 16 anni che vive col padre Genma. E che accidentalmente, durante un allenamento che non avrebbero dovuto fare, cadono nelle sorgenti maledette in Cina. Sorgenti maledette di cui adesso prendo il nome perché io me lo dimentico sempre, e le sorgenti sono le sorgenti di Junseiko. Spero si pronunci così. Comunque, io mi dimentico sempre la pronuncia di questo nome, quindi me lo sono scritta, perdonatemi. E la caratteristica principale di queste sorgenti è che chi vi si bagna, a contatto con l'acqua fredda, si trasforma nell'animale o nell'essere umano che appunto ha annegato lì secoli o migliaia di anni prima.
Ad esempio, il padre di Ralma cade in questa sorgente dove era annegato un panda, quindi lui con l'acqua fredda si trasforma in un panda, mentre Ranma si trasforma in una ragazza. La particolarità è che le personalità dei protagonisti, dei personaggi che cadono all'interno delle sorgenti non viene cambiata. Quindi in realtà cambia solo l'aspetto, ma le personalità sono loro, cioè Ranma ragazza è Ranma, è inutile pensare altrimenti, è lo stesso Genma e tutti gli altri personaggi che capitano all'interno delle sorgenti e che compariranno sia nel manga che nell'anime. E invece come fa a tornare Ranma o il padre o chiunque altro nella sua vera forma con l'acqua calda? Questo è un gioco che sia nel manga che nell'anime viene spesso ripetuto perché appunto è fulcro centrale della storia, perché appunto Ranma è il vero protagonista. Ranma e Genma a un certo punto si trasferiscono in Giappone perché Genma anni e anni prima aveva promesso in sposo Ranma al suo caro amico Tendo, che ha 3 figlie. Tendo ha un dojo che è una palestra di arti marziali, appunto facendo sposare Ranma con una delle sue figlie, assicura la discendenza, il fatto che la palestra verrà portata avanti e tutto quello che questo comporta. La palestra di dojo è una palestra di arti marziali praticata sia da Ranma, sia dal padre, sia dal signor Tendo e dalle figlie, in particolare da Akane, che è la più piccola e la coetanea di Ranma ed è quella che verrà promessa sposa. Il rapporto fra Ranma e Akane è un rapporto burrascoso, si detestano. Si detestano, sono obbligati a convivere nella casa, sono obbligati ad avere questo fidanzamento che gli pesa sulle spalle e i loro siparietti sono molto 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 divertenti. Ovviamente c'è un risvolto amoroso che porterà alla conclusione della serie di cui non vi dico nulla. Tanti protagonisti entreranno in contatto con Ranma, Akane e i genitori e le sorelle di Akane e tutto il resto. E sono alcuni che vanno a scuola con gli stessi ragazzi, quindi che frequentano il liceo di Ranma e Akane, altri che arriveranno dalla Cina, altri che sono vecchi nemici o vecchi amici di infanzia. La storia è ambientata a Tokyo, nel quartiere di Nerima, che è uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo. In una zona che però in realtà è inventata, cioè non è reale, si trova a Nerina, ma se voi andate a Nerima non c'è davvero questa zona. Ecco, alcuni fra i protagonisti sono molto particolari, alcuni che sono caduti loro stessi nelle sorgenti maledette, tipo Shampoo, che è questa ragazzina cinese che vive in questo villaggio delle Amazzoni, chiamiamolo così, che è una società molto matriarcale, non riesco a parlare, in cui tutte le ragazze praticano arti marziali, una particolare tipo di arte marziale, non chiedetemi il nome perché in Ranma ce ne sono tantissime, anche delle più strane e particolari, ed è una ragazzina molto particolare perché viene battuta da Ranma ragazza. E le dà il bacio della morte. Il bacio della morte cos'è? Ogni volta che una ragazza del villaggio viene sconfitta da una guerriera straniera, le deve dare il bacio della morte, quindi vendicarsi e ucciderla. La differenza qual è però? Che mentre Shampoo vuole uccidere Ranma ragazza, è innamorata di Ranma. E quindi questo comporta tante piccole situazioni paradossali, soprattutto nei confronti di Akane, che è la promessa sposa di Ranma e che appunto si troverà in mezzo a tutte queste vicende, ma non sarà l'unica situazione perché sia Ranma che Akane sono entrambi, prede, sono entrambi dei fulcri della storia per quanto riguarda le relazioni amorose. Tenete presente che in realtà non c'è nulla di amoroso, cioè non ci saranno baci, non ci saranno vere storie d'amore, ci saranno dei sentimenti, delle cotte anche portate un po' all'inverosimile,
Però ecco, baci veri e propri non ci saranno, però sia Ranma come ragazzo che Ranma come ragazza che Akane avranno tantissime pretendenti. Alcuni saranno di sesso, ad esempio per Akane, ad esempio il loro compagno di liceo, Kuno, che è innamorato sia da Akane, e quando poi vedrà Ranma ragazza, che la chiamerà la ragazza col codino, si innamorerà anche di lei, mentre detesta fortemente Ranma ragazzo. Quindi è veramente una serie assurda, è una serie però bellissima, divertente, che dà comunque dei bei messaggi. È una delle serie manga più vendute al mondo. Solo in Giappone aveva raggiunto nella prima pubblicazione oltre 53 milioni di copie vendute, quindi davvero tantissimo, che ha venduto tantissimo nel mondo. È stato tratto appunto un anime di più di 160 episodi, che però non conclude la storia. Perché diciamo che non è che arriva proprio al 50% della storia, però quasi. La storia comunque anche nell'anime è molto divertente, ha delle differenze ovviamente col manga, anche perché mentre l'anime è iniziato il manga non si era ancora concluso, quindi alcuni episodi sono stati inventati di sana pianta, non rispondono alla storia del manga, però sono comunque fedeli alla storia stessa, quindi non sono campati in aria, c'è sempre dietro la Rumiko Takahashi che giostrava tutto. È una storia veramente carina. I personaggi sono tutti davvero ben caratterizzati, sia da Ranma ragazzo che da Ranma ragazza, che hanno sì, no, sì la stessa personalità, perché alla fine è sempre Ranma, però ovviamente il modo di comportarsi sarà completamente diverso. Ci sono delle scene molto divertenti. La stessa Akane è una ragazza, è un maschiaccio, è una ragazza con molto carattere, che sa farsi rispettare, che non si fa mettere i piedi in testa. È davvero, è un bel personaggio, a volte è un po' seccante, soprattutto nei modi in cui lei e Ranma hanno questo rapporto molto conflittuale, però è divertente, inutile negarlo. Ci sono le sorelle di Akane, la mia preferita è l'amico assolutamente, che è la sorella di mezzo, che frequenta anche lei il liceo, ha 17 anni ed è una strozzina vera e propria perché scommette su qualsiasi cosa, fa prestiti, insomma è un personaggio molto particolare davvero. C'è il padre di Ranma, che è assolutamente un personaggio che tra l'altro quasi preferisce vivere come panda che come essere umano in certi momenti, comunque gli fa più comodo. Ci sono tantissimi personaggi che ritornano all'interno del manga e che compaiono anche nell'anime, qualcuno più, qualcuno meno. Vi ho già detto di Kuno, vi ho già detto di Shampoo. Ci sarà Mus, che è questo ragazzo che è completamente innamorato di Shampoo, che detesta Ranma e che anche lui è caduto nelle sorgenti maledette e si è trasformato in un'anatra. Quindi lui con l'acqua fredda si trasforma in un'anatra. Le sorgenti maledette, tra l'altro, queste qua in Cina, hanno comunque delle sorgenti in cui è possibile trovare delle contromaledizioni, di cui però non vi dico nulla. Hanno la particolarità che possono essere comunque ancora formate nel tempo, cioè nel senso può ancora annegare qualcuno e quindi può ancora nascere delle nuove sorgenti particolari. Sono davvero, è una storia divertente, è una storia che ha dei personaggi ben caratterizzati, è divertente, c'è azione, non lo so, a me è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto l'anime anche se non conclude la serie e mi è piaciuto tanto il manga e vi faccio vedere magari qualche immaginetta, ma secondo me tutti avete presente Ranma. Ranma ragazza, e questo ovviamente è Pichan. Pichan, per chi non lo conoscesse, è un porcellino d'India, ma in realtà è un ragazzo, è Ryoga, un ex amico di infanzia di Ranma che ha praticamente il senso dell'orientamento nullo, nullo, cioè probabilmente si perderebbe in casa propria. E vabbè, la storia fra lui e Ranma è molto divertente, la storia di lui come porcellino d'India anche, e anche il motivo per cui comparirà, e comparirà spessissimo sia nel manga che nell'anime. Vediamo, vi faccio vedere qualche immagine se c'è. Ecco qua. Sto venendo con Ranma dalla Cina, saluti Sao Tome. E questo qua è il papà di Akane, che riceve la cartolina dal papà di Ranma, e da qua parte tutta la storia. Ed ecco qua. Ranma ragazza e Genma Sao Tome. All'inizio della serie, quando sono già trasformati e caduti nelle sorgenti maledette. Comunque è una serie carinissima. Adesso vediamo, vi faccio vedere. Ecco, parlavo di Ryoga, eccolo qua.
È una serie carinissima, vedete, c'è tanta sensazione. Ranma è un personaggio molto forte, è la stessa Kane lo è, sanno essere davvero dei grandi combattenti. È una serie conclusa, come vi dicevo, perché comunque è uscita tanto tempo fa. Trovata adesso in vendita la New Edition, al prezzo di 7 euro a volume, prezzo pieno su Amazon con lo sconto del 5%. La trovate leggermente a meno. Vi lascio magari i link ai volumi qua sotto nell'info box. È una serie che io appunto andrò avanti a collezionare, nonostante io li abbia già letti, quindi non è che devo rileggerli, li so a memoria praticamente, nonostante le mie pronunce, ma quello tanto quando leggo nessuno mi sente come pronuncio. E niente, ragazze, è una serie bellissima. Secondo me voi la conoscete tutti, magari avete visto l'anime, non avete letto il manga, e comunque è assolutamente da leggere, è una serie divertente, è una serie che va via veloce, è davvero molto molto bella. E niente, dai, io voglio sapere se qualcuno di voi l'ha letta, se ha visto l'anime, se la leggerà, e scrivetemelo nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, pollice su, se il video non vi è piaciuto, pollice verso. Commentate con qualsiasi cosa inerente al video, per me è solo un piacere leggervi e confrontarmi con voi. Niente, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!